Però, che c'è? Pasta al forno. Facciamo progressi in cucina, eh? Che spirito. No, è che a me già mancano le tue meravigliose uova al tegamino che mi facevi una volta. Vabbè, faccio sempre in tempo a togliere il piatto. No, vieni qua, dai, che assaggio, forza! Com'è? Ci hai messo il sale, vero? Immaginavo. Oddio. Dai, non ti preoccupare. È meglio senza sale che con lo zucchero come l'ultima volta. Aspetta un attimo, ne prendo un po'. Ma dai, lascia stare. Basta, 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 grazie. Aspetta. Hai da fare oggi pomeriggio? Sì, alle 4 viene un mio allievo. Mi ha chiesto se potevo dargli qualche lezione privata extra. È così carino. Dice di voler far colpo sulla sua fidanzata suonandole un brano. E quanti anni ha questo tuo allievo? Sta tranquillo, mister Gelosia, 15 anni. Ah, allora capisco perché vuol far colpo sulla fidanzata in quel modo. Sì, beh, in effetti è fin troppo romantico per un quindicenne. C'è chi più di 30 anni e fa molto peggio. Touché. Perché? Cosa volevi fare oggi pomeriggio? Mi ha mandato un messaggio la mia assistente dalla galleria. Dice che la mostra di oggi pomeriggio è stata rinviata. Così mi sono tenuto il pomeriggio libero e pensavo di fare una gitarella con te. Ti odio. Aia. Dannazione! Lo sai che amo le gitarelle. Ma io perché volevo farla? Tu hai il tuo allievo. Quindicenne. Però finisco la lezione alle 6. Magari riusciamo a fare un aperitivo in centro. Vada per l'aperitivo in centro. Ottimo. Sei bellissima, lo sai? Promettimi che sorriderai sempre così. Sempre. Promesso. Dai, mangia. Ne ho viste di donne serie, mia cara, ma tu le batti tutte. Come dici? Dico che se ci penso, mi trovo davvero in una bella situazione. Sono tenuto prigioniero in una stanza senza finestre da un enigmista con un passamontagna che si diverte a tirare pugni. E come mie compagne di cella, mi trovo una suora di clausura che ha fatto il voto del silenzio. E la donna dal volto di pietra. Suppongo di dovermi ritenere fortunato. Di solito non esistono celle miste. Hai dimenticato di dire che ricordi di essere stato assassinato prima di ritrovarti qui. Piuttosto strano, non trovi? Ehi, pensi che sia un bugiardo? Ho detto solo che mi sembra molto strano. Non mi era mai capitato di trovarmi fianco a fianco ad un morto parlante. Beh, cara la mia Sfinge, perché non mi parli allora un po' di te, giusto per cambiare argomento? Non ho niente da dirti. Perfetto, doppiamente fortunato. Ho trovato le uniche donne al mondo che amano tenere la bocca chiusa. La conosci? Di chi stai parlando? Conosci questa donna? Non l'ho mai vista prima, perché me lo chiedi? Perché ho visto come vi siete guardati quando Victor l'ha portata qui. E ho visto la reazione che ha avuto lei. E come dici tu, due donne che amano tenere la bocca chiusa di propria volontà. È un caso fin troppo fortunato. Anch'io ho visto come Victor ti ha guardato e ha chiesto come stai soltanto a te. Che cosa mi dici di questo? Che cosa dovrei pensare? Mi piaci, Nati, lo sai? Sei un tipetto particolare. Anche tu? Sei sicura di non volermi raccontare nulla di te? Non ho un uomo. Se è questo che chiedi. E non mi interessa sapere altro.
Ora non mi va a dire che questo qui non lo conosci. Lo conosco. Si chiama Giorgio Fileri. E posso dirti una cosa soltanto su di lui. Qualunque parola dica è una menzogna. Allora, siamo in due, Luciano. Comunque, grazie per la bella presentazione. Finalmente sei arrivato, eh? La puntualità non è certo il tuo forte. Scusami, ho avuto un contrattempo. Devo sempre cercare scuse nuove per assentarmi. D'accordo, veniamo al sodo. Che scoop hai da proporre questa volta? Voglio farti il servizio del secolo, così almeno non mi cacceranno dalla redazione. Prima però parliamo di affari, eh? Questa volta voglio il doppio. Franco, non fa lo stronzo con me, dai. Sai in che condizione mi trovo? Non mi interessa, questa volta è necessario. Tu pensi che da questa storia io abbia soltanto benefici, vero? Però tendi a dimenticarti dei rischi che corro. Io mi espongo parecchio per darti queste informazioni. E questa non è roba da feste, puttane da discoteca come il mese scorso. Questo ambiente scotta, è roba grossa. Ma di che cosa si tratta? Ah, non ti dico niente finché non vedo 50.000 euro sul mio conto. 50.000? Ma sei impazzito? Non mi espongo per meno questa volta. Franco, mi stanno sfrattando di casa. Non ho nemmeno i soldi per la metro. Ah. Ci sono sempre i soldi di tua madre? No, no. Non puoi chiedermi questo, dai. Sai cosa me ne frega se tua madre sta morendo di cancro e devi pagarle le cure? Attingi da quel fondo. E ti assicuro che con i soldi che guadagnerai dalla storia che sto per svelarti, potrai anche pagarle un anno di vacanze ai Caraibi. Ma io non so se è il caso di... Giorgio, sei un uomo finito. I tuoi servizi scandalistici non interessano più a nessuno. Qui non si tratta di pubblicare la storia. Qui si tratta di ricattare le persone interessate. E se non lo farai, non avrai più niente. Non hai tante alternative. D'accordo, lo farò. Ah. Eh? E così sei un giornalista? Sì. E come tutti sanno, i giornalisti mentono per natura. Ti fa comodo pensarla così, eh? Non è vero. Stai zitto. Tu non devi parlare, devi solo stare zitto, hai capito? Ehi, calmatevi. Io parlo quanto mi pare. Non devo certamente stare ai tuoi ordini. È per colpa tua se siamo qua dentro. Ma di che cosa stai parlando? Io non so nemmeno dove ci troviamo o chi ci ha portato qui. Ero svenuto fino a pochi minuti fa, eh? Te ne sei accorto? Ora che tu sei qui, tutto comincia ad avere un senso. Che intendi dire? Ma non capisci, Nati? Un giornalista scandalistico come lui guadagna sulle spalle degli altri. Avrà fatto qualche fotografia che non doveva fare. L'avrà pubblicata e adesso qualcuno si sta vendicando. Sì, con le catene e tutto il resto. E che ne so che razza di gente vai a ricattare tu? E noi cosa c'entreremmo? Come dici? Se fosse come dici tu, che si stanno vendicando per queste presunte foto. Io, te e lei, cosa c'entreremmo? C'entrereste tutti. C'entrereste tutti perché io vi conosco. Tutti e tre.